Al The Space Cinema di Montebello torna a Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 10 novembre, notte horror. 11 novembre, animazione e cortometraggi. 12 novembre, documentari e lungometraggi. Dal 10 al 12 novembre, Voghera Film Festival 2017, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Entrati al ristorante per prenotare un addio al celibato con 30 persone, dopo aver visto però il cane bastardo che gira per la sala e il bar, hanno scritto, ci siamo guardati in faccia e siamo usciti senza proferire parole. Abbiamo prenotato in un altro locale lì vicino, privo di luridi animali che girano per la sala. È il testo di una lettera anonima recapitata nella cassetta del ristorante Nonno Egidio di Schio, in provincia di Vicenza. Si riaccende quindi la polemica sui cani nei locali pubblici. Lei è favorevole o contrario all'entrata degli animali? Cani in questo caso nei locali pubblici. Sono favorevole perché gli animali sono meglio degli esseri umani e quindi hanno diritto, come tutti gli esseri umani, meglio dei barboni, di entrare in un locale. Favorevole, assolutamente. Gli animali sono comunque membri della famiglia, assolutamente favorevole che sia concesso l'accesso agli animali nei ristoranti. Favorevole, se un animale è bravo, cioè, ci mette la museruola a posto, no? Secondo te perché ci sono queste polemiche? Qualcuno dice no, io non entro, come coloro che hanno scritto, gli autori di questa lettera hanno detto no, io non mangio in questo ristorante perché c'è un cane. Ma non è possibile, non va bene. C'è un cane che è come un essere umano, lo tratti come si deve. Io la penso così, sono straniero. Un cane ci deve entrare dappertutto. Se lo tieni meglio di un bambino, lo sai, il bambino tocca dappertutto, butta tutto giù, un cane no, lo tieni, viene dietro di te. Il fatto che qualcuno dica comunque ci sono degli alimenti e quindi ci possono essere delle contaminazioni, è un fattore che tu terresti in considerazione oppure non ti preoccupa? Non mi preoccupa per niente, anzi io un cane lo bacerei in bocca, perché ha meno malattie di un essere umano. Cosa c'entra? I cani che appartengono alla famiglia normalmente sono anche molto ben educati, quindi non si presenta il problema. Ci sono persone che sono sicuramente più sporche degli animali. No, non credo. Dice che può avere un italiano, il cane lo tratta meglio di se stesso. Le è mai capitato di non riuscire ad accedere ad un ristorante proprio perché lei era accompagnata da un animale, da un cane? Non mi è mai capitato perché per fortuna o per sfortuna non ho animali, quindi non... cioè, mi piacerebbe avere un cane comunque, però non mi è mai capitato per adesso. No, perché il mio animale è un gatto, quindi non lo porto al ristorante, però no, direi che non ho neanche mai assistito a scene di questo tipo. No, perché non ne ho. Se tu entrassi in un ristorante con un tuo cane e ti impedissero di mangiare proprio perché hai un cane con te, come reagiresti? Semplicemente me ne andrei. Me ne andrei, assolutamente, innanzitutto chiederei perché e poi me ne andrei. Niente, starei lì, mangerei e me ne andrei. Anche se ti invitano ad andartene? Se mi invitano ad andartene me ne vado, però se no resto lì a mangiare, non è un problema.